tutti cari amici e amiche dello Scrigno dei Segreti TV. Grazie per essere anche oggi qui con noi. Oggi parliamo di uomini e donne e di Elisabetta Gregoracci. Elisabetta Gregoracci ha recentemente abbandonato la casa del Grande Fratello VIP 5 condotta da Alfonso Signorini e recentemente si è raccontata proprio sulla sua rivista Chi? Parlando della sua trasformazione come donna. Elisabetta, tra le pagine di Chi, ha raccontato di sentirsi più forte e che ora la showgirl si sente pronta a vivere una nuova storia d'amore. Con l'ex velino, questa nuova storia d'amore con Pierpaolo Petrelli? Chissà! Non sembra puntare molto su questa storia Elisabetta, in quanto ha detto che se non troverà l'uomo giusto andrà presto a chiedere aiuto a Uomini e Donne e a Maria De Filippi. Il Grande Fratello VIP per Elisabetta Gregoracci è stato il modo giusto per farsi conoscere. Queste sono state le sue parole. Il lavoro, grazie al cielo, non mi mancava, ma sentivo che il pubblico non mi conosceva veramente per come sono, anche per colpa mia. Quindi ho accettato sapendo che avrei dovuto lottare, difendermi, scoprirmi. Effettivamente l'ex moglie di Flavio Briatore ha dovuto difendersi da tanti attacchi, in primis quelli di Antonella Elia, che le ha dato della gatta in calore e della gatta morta. Elisabetta infatti ha parlato anche della Elia nell'intervista, dicendo che sarebbe stato bello sentire da parte di una donna termini meno offensivi e volgari e che questa ha esagerato nei suoi confronti. Ha anche detto che chi fa l'opinionista ha un ruolo ben preciso, deve saper pesare le parole, è importante, c'è un limite che è dato dal rispetto e non va mai superato. Nella casa del Grande Fratello VIP 2020 abbiamo visto una Elisabetta Gregoracci decisamente battagliera, una versione guerriera, una leonessa. Elisabetta stessa racconta che potrebbe spaventare qualsiasi uomo che abbia intenzione d'ora in poi di avvicinarsi a lei. Elisabetta, a proposito di uomini e d'amore, ha raccontato di essere pronta a innamorarsi ancora. Mi sento più forte di prima, da un lato penso che la gente mi abbia conosciuta meglio, ma dall'altro sarà ancora più difficile trovare un uomo. Dovrò andare a Uomini e Donne, ha detto Elisabetta Gregoracci. Quando mi innamoro mi metto in gioco completamente, innamorarsi è molto bello, come vivere, anche se ti fa soffrire. Ma l'amore viene in maniera naturale, se arriverà lo accoglierò. Per quanto riguarda Pierpaolo Petrelli, Elisabetta ha detto che le è davvero dispiaciuto il confronto che hanno avuto in trasmissione. Si sarebbero potuti confrontare in maniera molto più carina e che non ha mai voluto che Pierpaolo soffrisse per lei e che non lo vuole tuttora. Successivamente Eli ha pianto per sua mamma, per suo padre e nella sua testa c'era sempre solo lui, suo figlio Nathan Falco. Ora Elisabetta Gregoracci infatti passerà il Natale con lui e probabilmente anche con Flavio Briatore, nonostante l'imprenditore non ha preso bene alcuni suoi comportamenti nella casa del GF VIP. Ma da questa intervista è evidente che Elisabetta ha voglia di innamorarsi. Potrebbe anche essere che Elisabetta Gregoracci sia stata chiamata da Maria De Filippi per essere la nuova tronista di Uomini e Donne, dato che presto molti posti sul trono saranno vuoti. E a voi piacerebbe vedere Elisabetta Gregoracci sul trono di Uomini e Donne? Con magari ancora Pierpaolo Petrelli tra i corteggiatori, essendo il ragazzo un vecchio frequentatore del programma, dove ricorderete ha corteggiato Teresa Lagella. Che ne pensi? Scrivici la tua giù nei commenti, siamo davvero curiosi di conoscere anche la tua opinione. Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato e aggiornata. In più, se attivi la campanellina in basso a destra accanto al pulsante iscriviti, riceverai una notifica appena pubblicheremo un nuovo video. Ciò ti permetterà di essere tra i primi a conoscere le nuove news e anticipazioni sui tuoi programmi preferiti e sui suoi protagonisti.